C'era una villa, la Villa Augusta di Augusta Pesenti, che era una rampolla un po' maledetta, un po' fuori regola di una grossa famiglia di industriali bergamaschi, che si fece costruire da una delle archistar del momento, Osvaldo Borzani. E questa bellissima villa in stile modernista, razionalista, la Villa Costanza, che era fatta costruire dall'ammiraglio Morin, toponimo della strada che appunto costeggia l'Augustus, vendette questa villa, fu acquistata dalla famiglia Agnelli. Siamo attorno agli anni. Un po' prima degli anni 20, e questa villa per quasi 50 anni è stata la residenza della famiglia Agnelli, residenza in questa famiglia molto, molto allargata, per cui c'erano molte persone, molte famiglie, molte situazioni. Capitò che Forte dei Marmi era già importante allora perché cominciavano a esserci delle importanti insediamenti residenziali, delle ville che poi sono diventate l'ossatura portante di Forte dei Marmi e che erano naturalmente appartenevano a famiglie importanti un po' in tutti i campi, un po' non soltanto provenienti dalla Toscana, ma anche da regioni vicine come la Liguria, la stessa Lombardia.